stato solo. Che è successo con Bonifacio? Abbiamo litigato. Madonna santa, sembrate una telenovela. Comunque state sempre a litigare con i ragazzini, oh. È finita. È finita per sempre, hai ragione. Ha pienamente ragione. Ma mi spieghi che è successo? Ho fatto un'altra stronzata e questa volta non me l'ha perdonato. Che stronzata? Ho chiesto a Steve Alba di diventare presidente. Effettivamente è molto grave questa cosa. Ma perché Steve Alba? Porca puttana, ne avete parlato male per mesi. Io non manco so chi cazzo è, ma ne avete parlato sempre male. Perché a me stava simpatico. Dobbiamo solo parlare. Ti devo dire delle cose. Sì, sì. Ci vediamo al motel dietro l'aeroporto di Sandy Shore. Fidi delle persone un po', secondo me, sbagliate. Tipo? Sai quando tu volevi acchiappare il capitano? Quando? Nella segheria. Beh? Lo sai chi ti ha venduto? Bonni, Romagnolo e Pino Panari. Ti hanno detto tutto. Che ti hanno detto? Ho detto che lo cercavi. Che lo cercavi e volevi insistentemente vederlo. Ma già lo sapevi. E lui perciò girava sempre. Te ne sei accorto quando sei entrato con l'auto loro dove stavano? Che senti? Mi senti? Sì, dimmi. Hai presente dove è la gioielleria downtown? Sì. Nella via pedonale? Sì. Dovresti andare lì. Con chi vuoi. C'è un ufficio. Appena entri la prima porta a sinistra. Sì. Devi pulire tutto quello che troverai dentro. Quindi devo pulire, che ci sei? Ci sono due cadaveri di un uomo e di una donna. Devi far sparire tutto quanto. Come faccio a farli sparire? Che mi chiedi? Ho incontrato il capitano. Mi ha chiesto un incontro. Ma sai che mi ha detto? Cosa vuoi fare? No, l'ho incontrato. Mi ha detto, innanzitutto stava dentro un furgone di Bug Buster, non so che cazzo è, per ammazzare insetti, vabbè. Stava con una maschera in faccia, parlava di se stesso, però parlava sempre del capitano, quindi era lui. Si impicciava continuamente. Vabbè, a parte questo, poi mi frega un cazzo, chi non è, ieri non mi interessa. Ma il problema è che mi ha detto che tu, il Romagnolo e Pino, gli avete detto che io lo cercavo. Sì, era un piano che è fallito subito. Lo volevamo portare al sicuro, tra virgolette. Ah, era quel piano lì? Sì, gli ho detto che tu lo stavi cercando quando eravamo alla gara. E per proteggerlo lo stavamo portando quasi sotto la segreteria, dove non c'era nessuno. Ma ovviamente lui all'improvviso ha cambiato strada e è andato dai poliziotti. Cioè, stavamo parlando. Lui ha cambiato strada e ha smesso di parlare a metà della fase. È stato incredibile. Mi ha detto non ti fidare di loro perché sono contro di te. E mi ha chiamato solo per dirmi sta cosa. Sì. È una cazzata per te. Lo so, c'ero pure io, ma l'ero dimenticata, lo so. Nascondete, Ah, vai, spingi. Sì. Oh, ma che cazzo! Oh, via! Oh! Il fuoco! Sali! Ecco! Muoviti, quello che ecco, vai! Che cazzo ha fatto fuoco a tutta la montagna? Ma io ci ho contatti. Ma a me per ora mi sembra che tu sia un mezzo sfigatello che viene preso per il culo da tutti e a cui tutti mettono i piedi in testa. Però magari mi sbaglio, Dimmi chi è che mi ha messo i piedi in testa fino a mo'. Tipo tutti? Come si chiamava la roba? La paranza? La paranza poi ti ha trattato come se tu fossi un sacco di patate, proprio sbattuto qua e là come una merda. Ma non è vero, è assolutamente vero. Anzi, non hai visto ieri Bonnie? Mi ha portato un sacco di rispetto. Sì, ma a quanto pare Bonnie ti voleva piantare anche un proiettile in mezzo alla fronte. Ma pure prima, io a lui, che vuol dire? Ma te l'avrebbe piantato lui comunque, secondo me, È abituato a sparare proiettili in mezzo alla fronte, te lo posso assicurare. Comunque, mi sono dato una specie di risposta da solo. Su che cosa? Su questi tic.
Sai che ho deciso di rigare dritto, no? Che prima ero più un zuzzurellone. Beh? E secondo me, boh, il fatto di essermi limitato così tanto ogni tanto mi porta a far esplodere questa bibita gassata che è stata troppo agitata per troppo tempo e ogni volta ha bisogno di liberare un po' di gas. Ma ci credi? Sì, ci credo. Anche perché non sono ancora esploso, anzi, mi sembro troppo tranquillo. Comunque anche te, zia, Tic, non è che sei messo proprio benissimo, eh. Che cosa? Questo sì, cioè lo dici praticamente ogni 5 secondi, è un problema grave. Perché grave? Scusa, a me insomma, non ho mai detto niente, non ho mai avuto bisogno. Quello di che sono il primo, magari avevamo paura di dirtelo per non offenderti, a me siccome frega un cazzo. Come ti frega un cazzo? Ma scusa, ma fammi fratello, vuoi essi? Ma non è che non mi frega un cazzo di te, non mi frega un cazzo di... Oh! Che cazzo? È proprio qui in mezzo alla strada. Sali, sali. Prego, prego, salite, salite. Ciao Bomber. Sì, allora una cosa che devi sapere di Gennaro è che non è organizzato. Fa le cose tutte a cazzo dei cani. Io sono il più grande rapina d'oro della città. Ma che cazzo è successo? Che non percepisce bene le botte, le frenate repentine. Pensavo che avesse collegato, non so, un meccanismo che scusate, collega, ragazzi, le botte delle macchine per suo dolore. No, io ho una percezione di dolore molto molto ampia. Dobbiamo trovare un uomo. Che vuol dire un uomo? Ci sono 7 miliardi di uomini nel mondo. Il problema è quello, si chiama oligarnico. Si chiama oligarnico? Oligarnico. Licantropo. Che cazzo è questo? È tipo un uomo lupo, gli uomini lupi, licantropi, quelli che fanno... Scendi subito da questa macchina, per favore, fatemi scendere. Fatemi scendere. Banalmente benzina, e potresti scendere qui intorno, grazie. Sì. Sì, ma poi, Paolo, ma insomma, te che passioni c'hai in vita? Ma distruggere, scusi. Infiammare. Che cazzo sei, un caro armato vivente? No. Se Satana avesse avuto un figlio, beh, quello sarei io. Che normi. No, invece te è vestito come un hippie nel 2020. Come sei? Davvero. Vabbè, stai calmo, non ti vuol dire una cosa che subito devi venire tacito, mamma mia, oh, ma di Bonnie! Devi stare calmo! Bonnie, oh, uguale a Bonnie! Non dire mai più una cosa del genere. Questo che è un melo, vero? Sì, esco. Credo sia un melo. Ecco, esco. Sto prendendo un po'. Ecco qua. Ah, sì. Ma scusi, perché le si è abbassata? Perché sono cadute per terra. Aspetta. Metodo alternativo, diciamo. No, è che alcune cadono, capito? Quindi non si butta via niente, perché i frutti, quelli ammaccati o comunque quelli un po' più rovinati, le do ai grossisti per fare i succhi di frutta, non vanno buttate via. Ah, beh, sì, vabbè. Aspetta. No! Ecco, così riusciamo un attimo. Tipo Bonnie fa parte di questo ceto. Tu c'hai avuto un'azienda in passato. A quanto pare dice i miei sottoposti. Lui chiama sottoposti i suoi dipendenti. Chiama sottoposti. Cioè proprio con questi termini. Proprio a sottolineare questa differenza tra il ceto proletario e loro borghese. E sfruttare il piano di Bonnie, che in realtà non può mettere in pratica per ovvie ragioni, per la sua fedina penale. E se fossi io a diventare il presidente dell'isola, potremmo sovvertirlo insieme. Innanzitutto di rimanere pulito. Sì. È molto importante questo. Poi gli tocca parlarne con l'arte, no? Se gli fa la campagna, gli fa pubblicità. Magari compari in radio. Sì, per sì. Nulla male. Soprattutto con questa attitudine, secondo me. Pensiamoci. Beh, comunque, mi dispiace, guarda, che tu sei così un bel ragazzo, sei affascinante, divertente. Potresti trovare una ragazza e che non si dica. Io invece pensi solo al comunismo della borghesia. Certo, almeno sta faccenda è risolvibile. Ah! Cazzo è entrato, un calabrone in macchina? Gira qua, sì. E Paolo? Dimmi. Cosa fa un uccello di più di 25 kg su un ramo? Non lo so, dimmelo. Immagina. Un uccellino di 25 kg su un ramo, cosa fa? Sì!
Vabbè, mo te ne va pure a naffa in culo. Fermo! Così la prossima volta impari a mandarmi a fanculo. Ma capito, tutte le volte mi ci ha mandato te! Affanculo te, Gengar! No! 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 Me lo fa esplode! Fermo! Fermo! No, no! Fermo! Ma è partito il TSO! Non provarci mai più. Sto cercando di rigare dritto in questa città. E tu stai facendo venire fuori il vecchio Paolo. Ma non, non fa... Ma è una burla, ma non azzardarti. Non azzardarti mai più, ti prego. Ok? Vabbè. Ok? Ciao. Non voglio andare via di nuovo. Sì, sì. Mi stai facendo male. Che succede? Che? Ma non c'è niente. E vado. Oh. Guarda la foto che ti metto. Benvenuti. Che c'è di ciao, ho capito. Sì, sì. Beh. Ho capito. Non dai di tempo. Cioè, non te le dabbi. Che ha fatto? Che cazzo ha fatto? Si aspetto così. Ma che cazzo fate? Ma sono... Ma meglio che ne sa. E mo? Ciao. Pronto? Sì. Los Santos Medical Center. Ma ci stai sempre? È incredibile. Lavori 24/7. No. Che è successo? Vi servirebbe una doppia ambulanza? Vi spiegate perché c'è un coro gospel di persone per terra? Allora, il primo è caduto a terra per un calo di zucchero e l'altro si è buttato sotto una macchina. Sì. Ma arriva l'ambulanza, non ti preoccupa, come stai? Come stai? Sì, ancora male, mi sento il buco del culo. Ma se quanti versi, io soffio in silenzio! Chiedi! Accidenti, questi versi mi stimolano i tic. No, puttana. Allora, Gennaro, smettila. No. Eti. Oh! Salve. Tutto a posto, avete già chiamato un'ambulanza? Sì, sta arrivando. Ma che è sto bordello? Sì, si sta arrivando. Ah, ma lei è il signor proletario? Sì, sono io, mi dica. Sì. No, una volta l'ho accompagnata in taxi, mi ricordo di lei. Ah, salve. Grazie mille. Beh, lei che lavoro fa? Sì. Fruttaiolo. Vedi, in collega. Eh sì, anche noi siamo fruttaioli. E la borsa è utile? La borsa sì, è utile, permette di portare un po' di frutta in più. Vedi? Ok. Lei conosce la serie TV Gomorra? No. Oh! Che fai, oh! Doppio! Brutale, lasci stare. Che cazzo fai, oh! Le ha fatto male? E che mette di lei? No, per rispetto. Ma rispetto di chi? Allontanatemi, vi prego. Ma che cazzo fai? Sei ma calmo. Ma che c'hai? Cosa hai visto? Vedendo... È su Pornhub, credo. Cioè, no, vi devo andare un secondo, se no non ho un problema. La fattuta? Ma la... Mannaggia. Aspetta, forse me la sono. Oh! Oh! Che sta succedendo? Ma è matto qui? Ma è matto? Che ha fatto Gennaro? No, giù. Sto sanguinando, mi fa malissimo tutto. La colpa sua, paghi lei la fattura. Prendeci capiti caritti. Ha sentito bene, signor Quintale. Mi ha dato un cazzotto. Mi ha rotto il naso. Forse non una causa. Mi dica. Che è lei che si deve stare attenta a me. Lei dice? No, io dico. Cazzare. Signor Quintale, lei non mi conosce, ma le assicuro che sono molto, molto pericolosa. Ed è proprio per questo che mi sono avvicinato a lei. Per formare due gruppi belli pericolosi. Quindi la prego, facciamo subito il primo passo giusto, ok? Se vuoi fare il primo passo giusto, avessi con straniero sit down. Prego. C'è la prima cosa che fai è mi chiedere se urti. Vabbè, vago io, signorina, prego.